della galleria Piazza Foraggi. Lasciamo perdere che dicendo che i soldi ci sono, posso anche credere che non è impossibile cominciare, però nessuno ha ancora presentato un piano del traffico. Risplode il caso della galleria di Piazza Foraggi a Sveglia Trieste. Rispondendo alle telefonate dei telespettatori, il consigliere comunale di SEL, Marino Sossi, ha posto l'accento sui rischi per la sicurezza di una situazione che si trascina da troppo tempo. Noi siamo di fronte a un manufatto che comporta oggettivamente dei rischi, perché nessuno, l'ho chiesto la certificazione della sicurezza, nessuno mette una firma sulla sicurezza. Quindi certamente serve il piano del traffico, provavamo a capire se era possibile fare, lasciare aperta una corsia, no? Quindi il senso unico alternato, quindi lavorare a metà. Questo è un lavoro che va fatto, c'è la deroga da parte del governo per poter utilizzare. E bisogna, adesso solleveremo nuovamente il problema perché credo che, io lo so che porterà dei problemi sul traffico, ma insomma, credo che bisogna trovare una soluzione. Più volte SEL ha spronato il comune a intervenire, ma ancora non sono stati avviati i cantieri. I disagi saranno inevitabili, spiega Sossi, ma il lavoro è della massima urgenza. È una cosa incredibile. È una cosa che lì può fare morti a tonnellate, dovrebbe esserci una chiarezza di intenti, di studi di quello che è sta galleria, perché effettivamente se no nessuno vuol metterci la mano, evidentemente. Purtroppo alcune logiche sono sovrastanti qualche volta, drammaticamente sovrastanti alle logiche dei litorali, tutte queste logiche qua, insomma, sovrastanti a problemi centrali che riguardano la sicurezza, no?